Buongiorno a tutti, sono Antonia Silvaggi di Melting Pro. Nell'ambito del progetto Musa abbiamo registrato per voi l'intervento di Gianfranco Butto di Wikimedia Italia che ci racconta i progetti GLAM per il settore museale. Il webinar dura 40 minuti e speriamo che possa essere di vostro interesse. Grazie a tutti. Nell'informatica è il mondo che più si avvicina alle materie del sapere, sapere che è fatto di conservazione, sapere che è fatto di sviluppo e poi, nella nostra ottica, di distribuzione e diffusione. Gli inglesi hanno una bellissima parola in questo senso che è dissemination. Ecco, noi lavoriamo per la dissemination di ciò che gli enti culturali e gli istituti producono. Allora, io uso come se fossimo di presenza delle slide, perché questo aiuta non solo me a tenere il filo, ma anche voi a fissare magari qualche cosa. Naturalmente, per qualsiasi cosa potete lasciare una domanda in chat, la vedo in tempo reale. Allora, vado subito al PDF, si vede? Sì. Perfetto. Allora, iniziamo con questa sigla strana che è GLAM, che è la parte del lavoro del mondo Wiki che praticamente riguarda le gallerie, le biblioteche, gli archivi e i musei. Riguarda alcuni progetti da noi, sono progetti seguiti dalla Wikimedia Foundation come Wikipedia, che forse conoscete, Wikidata, Wikisource, Wikimedia Commons e MediaWiki. Di ciascuno diremo qualche piccola cosa. Allora, eccoci qua, infatti, Galleries, Libraries, Archives and Museums. Quindi parliamo della conservazione educativa, perché i GLAM, cioè tutti questi enti, fanno innanzitutto la conservazione, probabilmente mi correggerete se sbaglio, è una delle funzioni principali. E noi la interpretiamo al modo del mondo Wiki, che si riassume in questo detto di Jimmy Wales, che è il fondatore di Wikipedia. Immaginate un mondo in cui a ogni singola persona del pianeta sia consentito libero accesso alla totalità dell'intera conoscenza umana. Questo è quello che noi stiamo facendo. Lo facciamo oggi in quest'ottica dei musei. Cerchiamo di capire un attimo perché parliamo di più progetti e di più cose. Quelle che vedete qui, ogni piccola icona identifica una comunità di utenti che lavora con degli specifici scopi. Si traduce tutto ciò in singoli progetti e anche in singoli siti, cioè ciò che vedete online è Commons, che è una sorta di deposito collettivo per tutti questi progetti di tutti i file multimediali. Wikiquote è una raccolta di citazioni, il Wikizionario è un dizionario. Insomma, come vedete, abbiamo diversi progetti. Sulla destra vedete un'icona rossa che è Wiki Loves Monuments, che invece più che un progetto è un vero e proprio corpo con il quale premiamo a livello mondiale le migliori fotografie di monumenti liberati, che intendiamo per liberati. Come in Italia, anche in altri paesi esistono delle restrizioni circa la fotografabilità dei monumenti. Non dipendono da questioni di diritto d'autore, perché i monumenti spesso sono di età molto antica e quindi non ci sono diritti d'autore che li coprono. Ci possono essere delle norme, e segnatamente ci sono sia in Italia che in Grecia, che impongono un controllo alla distribuzione e alla diffusione delle immagini dei monumenti. È un controllo governativo, statale. Quando i monumenti vengono liberati dall'ente proprietario che consente la fotografabilità e dunque la diffusione, in quel momento noi possiamo allestire a questo che nel corso di pochi anni è diventato il concorso fotografico più imponente del mondo. Ne riparleremo più avanti perché ci riguarda indirettamente. In basso vedete invece un'icona di OpenStreetMap, che è un progetto di mappatura che non è direttamente parte del mondo di Wikimedia Foundation, ma in Italia è rappresentato dal capitolo italiano di Wikimedia Foundation, cioè Wikimedia Italia, che
e si occupa di creare le mappature con le indicazioni. E diciamo, se volete, facciamo anche il nome, l'equivalente di Google Street, di Google Maps. Naturalmente, anche in questo caso, la collaboratività dei progetti consente che chiunque, qualunque utente, può aggiungere le indicazioni che ritiene necessarie per una data località. Questo è molto utile, per esempio, per gli istituti culturali di ogni tipo che spesso sono dimenticati nelle mappature commerciali. Ecco, è quello che appare invece è GlamWiki, che fa parte dei progetti Outreach, e sono praticamente tutte le attività che si fanno in campo Glam. Come funziona il Glam? Il Glam deve portare delle cose dagli enti culturali al sistema Wiki. E naturalmente richiede agli enti culturali di fare due cose: condividere le raccolte e condividere la conoscenza. Naturalmente è chiaro che non stiamo parlando di condividere per la raccolta, non stiamo mettendo in mano l'oggetto etrusco, tanto per dire, per farlo girare di mano in mano in condivisione. Stiamo condividendo quelli che sono gli elementi identificativi e quindi le informazioni che si legano al singolo oggetto, al singolo pezzo che voi conservate e che è utile per lo studioso conoscere, già a partire da un primo aspetto. Lo studioso vorrebbe probabilmente conoscere innanzitutto l'esistenza. E già questo è un modo di condividere la raccolta. Se naturalmente su un determinato pezzo degli studi sono già stati fatti, si parla anche allora a questo punto di condividere la conoscenza che si è sviluppata intorno a questa presenza che ci è stata appena rivelata. Il sistema Wiki naturalmente funziona cercando di essere un ponte con un circuito virtuoso che noi abbiamo identificato con questa sigletta CEDEC, che è un acronimo tutto italiano, è stato pensato in Italia e che ha a che fare con questo tipo di sviluppo. Le azioni di questo campo sono il conservare, in cui voi siete maestri e su cui noi non entriamo nella conservazione, ma possiamo cominciare a dare una mano per quanto riguarda l'elaborazione, e vedrete dopo. Sicuramente diamo una mano per quanto riguarda il diffondere. Educare è una cattiva traduzione dell'inglese education, che in italiano si renderebbe come istruzione, però serviva per l'acronimo. E naturalmente che significa diffondere senza metterlo a servizio dell'istruzione? E tutto questo a che cosa deve servire? Deve servire a far crescere il pubblico che riceve queste informazioni, ma di ritorno fa crescere anche l'ente che lo ha emesso. E in questa crescita poi il circolo si chiude perché si ritorna ad una nuova conservazione, a una nuova elaborazione, a una nuova diffusione e così via. E per quanto riguarda l'elaborazione, nell'elaborazione noi assistiamo nel digitalizzare innanzitutto l'informazione, perché non è un mistero, ancora molta parte dei grandi tesori che abbiamo in Italia sono in formato analogico, se vogliamo chiamarlo così. Carta, fisicità, e naturalmente non c'è molto che possa essere trasmesso attraverso un computer o inserito dentro un computer e fatto viaggiare. Dunque c'è da digitalizzare le informazioni, sia delle raccolte in quanto complesso di elementi che le compongono, sia per i singoli elementi specifici. Naturalmente a questo si deve affiancare anche un'opera di produzione di informazioni derivate, e questo è quanto si verifica quando dalla presenza di singoli pezzi arriva lo studioso e dice: questi ritrovamenti archeologici, per fare un esempio dell'archeologia, mi inducono a elaborare questo studio, e queste sono informazioni derivate perché è lo studioso che le mette insieme. Noi non siamo quello studioso, noi siamo coloro che comunque possono innanzitutto mettere a disposizione, sempre nelle nostre forme digitali, quanto possibile e quanto reperibile di materiale libero che possa servire a questi fini, e ovviamente aiutare a organizzare i dati una volta digitalizzati perché siano distribuiti attraverso i progetti Wiki. Ora, il passo successivo è la diffusione. La diffusione naturalmente significa raggiungere dei target che possono essere istituzionali e di pubblico. In questo si agisce naturalmente con la presenza in rete.
È ovvio che Wikipedia e i suoi progetti fratelli sono tutti ben noti a chi abbia, diciamo, accesso alla rete. La presenza all'interno di questi progetti, naturalmente, è una presenza razionale, e quindi gli oggetti che stanno in un certo museo saranno collegati a ciò che noi abbiamo come cluster di informazioni su quel museo. E naturalmente chi li dovesse ritrovare, il target li trova, e i progetti Wikimedia fanno da ponte per lo stabilire, almeno un contatto intellettuale, non sappiamo se un contatto diretto interpersonale, ma almeno con l'intellettuale lo riescono a stabilire. A questo punto è il caso di capire che cos'è un wiki, quali sono le caratteristiche, perché da un po' stiamo parlando di wiki come se fosse chissà che cosa. Un wiki è un sito web. Principalmente è questa la sua principale caratteristica. Ha delle però, delle peculiarità rispetto ai siti web, perché qui gli utenti possono modificare i contenuti tramite un browser, non già come fanno sui forum, sui WordPress, su altri tipi di canali di comunicazione, ma lo stanno facendo per costruire, perché questo è lo scopo a cui viene loro consentito l'accesso, costruire dell'informazione. E lo fanno facilmente attraverso il browser, perché per fare wiki non è necessario installare alcun software. Quello che usate per navigare, per andare a comprare le cose da Amazon o per fare una ricerca su Google è esattamente lo stesso software. Con quello si crea la massa dei contenuti dei progetti wiki. Per curiosità, wiki vuol dire veloce, è un termine hawaiano. È stato scoperto, diciamo, da questo autobus che vedete in fotografia che sta a Honolulu. Wikimedia Foundation, che avete già sentito nominare, è una fondazione senza scopo di lucro che ha sede a San Francisco, in California. Quando è nata Wikipedia, all'inizio era semplicemente un sito wiki. E quindi c'era un proprietario del sito, c'era una community che si stava formando intorno a questo progetto e andava avanti in modo molto informale. A un certo momento è risultato necessario costituire un soggetto che fosse terzo rispetto alla comunità, ma che potesse anche fungere da interfaccia verso il mondo esterno, perché esistevano delle esigenze di natura pratica ineliminabili. Per esempio, tra i suoi scopi, non solo c'è parto dal basso, che è l'ultima cosa, uno degli scopi è gestire l'hardware che serve per far funzionare tutti questi progetti. Come tutti i siti web, questi siti hanno dei server, e chi compra i server, chi gli paga le bollette della corrente è Wikimedia Foundation, che si occupa anche della promozione di Wikipedia e degli altri progetti, di incoraggiare come ente culturale lo sviluppo e la diffusione di contenuti liberi, e siccome Wikimedia e tutti i progetti non vivono di nessun commercio, ma soltanto di donazioni, serviva anche, uno degli scopi principali per cui è stata costituita, serviva anche un ente che potesse ricevere le donazioni. Tra i tanti che avete visto prima in quella rosa. Partiamo naturalmente da Wikipedia, quindi diamo innanzitutto due note di come è nata. Intanto vedete che in alto a destra c'è il modifica Wikitesto. I progetti Wiki del mondo Wikimedia hanno questa scrittina, queste due scrittine, perché cliccando su una di queste due scrittine in qualsiasi dei nostri progetti, salvo casi particolarissimi, potete immediatamente iniziare a contribuire. Ma vediamo Wikipedia come è nata. Wikipedia, in realtà è nata che era tutt'altra cosa. Nel 1998 Richard Stallman, che è un ideologo, un guru, diciamo, della rete, l'ideatore di tanti progetti che è poco noto che sono dovuti a lui, come per esempio i server della Apache, che sono la maggior parte dei server del pianeta, ma anche il famoso sistema operativo GNU/Linux. E nel 1998 Stallman pubblicò questo progetto di un'enciclopedia libera e universale. Trovate il testo di questo manifesto al sito gnu.org.
e troverete come dire, delle sorprendenti vicinanze con ciò che Wikipedia è oggi, perché in fondo non è cambiato veramente granché dal progetto originario di Stallman. Nel 2000, invece, Jimmy Wales e Larry Sanger hanno lanciato Nupedia. Nu, in senso americano, vuol dire nuovo, quindi era la nuova enciclopedia, un'enciclopedia che era scritta da esperti. Per scrivere questa enciclopedia si richiedeva che vi fosse un percorso accademico dietro, quindi diciamo così, dei il possesso di titoli, comunque era molto, molto, molto accademica. Il risultato è stato che nel giro di 2 anni Nupedia è riuscita a produrre 23 voci. Quando si è visto che Nupedia non decollava, nel 2001 gli stessi Jimmy Wales e Larry Sanger hanno lanciato Wikipedia, che rispetto a Nupedia aveva questa caratteristica: chiunque avrebbe potuto scrivere, tant'è vero che il primo slogan di Wikipedia è stato "Anyone can edit", chiunque può editare. Perché? Perché sulla base di qualche ragionamento filosofico, Larry Sanger infatti è un filosofo, mentre Jimmy Wales è un imprenditore, si è ritenuto che si potesse dare affidamento sul pubblico, ci si potesse fidare del pubblico. Il pubblico nel suo insieme non avrebbe tradito l'essenza del progetto. E così è, infatti. Wikipedia è nata con questo aspetto fiduciale e con questo aspetto fiduciale tuttora continua oggi. Ha 5 pilastri, che sono le sue regole fondamentali. Scusate. Innanzitutto è un'enciclopedia. E non ci dimentichiamo mai che non è nessun altro genere di pubblicazione. Anche se spesso è facile confonderla con altro, non è una raccolta indiscriminata di informazioni, esiste una selezione delle informazioni che possono essere ammesse all'enciclopedia. Questa sottolineatura nel corso degli anni si è rivelata purtroppo indispensabile, perché comunque il web parla un linguaggio che non è quello della vita reale. E spesso l'equivoco è dietro l'angolo. Wikipedia poi, in particolare, ha un punto di vista neutrale. Tutto ciò che produce, e questo vale anche per tutti gli altri progetti, in realtà non propugna nessuna tesi. Non ne propugna, non dà valore ad alcune tesi a danno di altre, non è lì né per avallare né per denigrare. Il punto di vista neutrale è raccontare che cosa c'è scritto nelle fonti. Una sintesi che io faccio spesso è che Wikipedia di mestiere fa il gossip sulle fonti e dice, perché quello è il fatto vero che ci interessa, la fonte tale ha detto questa cosa. Naturalmente nel riportarlo bisogna che la fonte tale abbia una sua rilevanza nell'ambito di riferimento. Wikipedia è libera. È libera nel senso che non ha scopi predefiniti, se non quelli che sono impostati in questo senso, e non dipende da nessuno, non ha nessun legame governativo, non ha nessun legame politico, nessun legame ideologico con nessuno. Certo, propugna il sapere libero. Ha un codice di condotta, e questo è quantomeno intuibile, e non ha regole fisse, nel senso che in ogni momento si possono sovvertire tutte le regole se il buon senso dice che va fatta una cosa diversa da ciò che per tanto tempo è stato fatto. Veniamo ad un aspetto più concreto. Cosa ci dicono i musei delle ragioni che li portano a collaborare con Wikipedia quando lo fanno? Perché è un veicolo culturale sicuramente senza precedenti. Considerate che solo nella versione in lingua italiana, che non è una versione dell'Italia, è una versione in lingua italiana, quindi comprende tutti i luoghi, ma comunque soprattutto tutte le persone che questa lingua parlano, dovunque esse si trovino. Naturalmente il primo paragone è ovvio, è con, è il primo paragone, il primo ambito extra italiano è il Canton Ticino della Svizzera, ma ci sono sacche di interessi culturali sull'italiano in varie parti del mondo, ci sono in Argentina, ci sono in Africa, ci sono altri italiani. E Wikipedia è il sesto sito attualmente, viaggia sempre in una posizione di classifica per numero di visite tra il quinto e il sesto sito più visitato al mondo e assolutamente anche in Italia segue lo stesso posizionamento. Ed è comunque il primo sito fornitore di informazioni che non ha un carattere commerciale, mentre tutti gli altri siti che sono là intorno sono commerciali, compreso Facebook,
compreso YouTube, tutti quanti sono siti commerciali, a parte Wikipedia e i progetti fratelli. È l'enciclopedia che in 20 anni, che festeggeremo a gennaio dell'anno prossimo, in 20 anni è diventata l'enciclopedia più grande mai scritta. Fra tutte le lingue, che sono poco meno di 300, ci sono più di 35 milioni di voci. Ora, i nostri detrattori dicono che qualche volta le voci non sono bellissime, è vero, sono anche esposte al vandalismo, per cui è anche fisiologico che molte non siano all'altezza. E molte ancora devono essere scritte, molte devono essere portate ad un livello di decenza. Ma se solo il 10% delle nostre voci fosse buono, probabilmente sono più del 10%, ma se solo il 10% fosse buono, stiamo parlando di 3 milioni e mezzo di voci. E nessuna enciclopedia al mondo ha un contenuto di questa portata. È sicuramente l'opera maggiore, più consultata nei riferimenti popolari, e ha il bello che non è ovviamente scolpita sulla pietra. In ogni minuto il suo contenuto può cambiare, perché può essere sperabilmente migliorato. È la più grande opera collettiva. Non esiste un'opera collettiva con così tanti autori. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone solo per considerare gli utenti stabili, gli utenti stanziali. Sono centinaia di migliaia di persone, non c'è un'opera collettiva così vasta. È completamente gratuita e senza pubblicità. Ed ecco perché abbiamo necessità di ricorrere poi alle donazioni, perché sono le donazioni che ci sostentano. E poi ciò che Wikipedia produce, grazie alle sue licenze, grazie alla possibilità che hanno altri di replicarne il contenuto, rimane a tempo infinito disponibile, perché ormai è già dentro altre opere che ne hanno preso alcuni brani e ne hanno fatto elaborazioni. Ciò che si mette dentro Wikipedia, in questo momento non abbiamo nozione che possa essere tolto più dal sapere comune, che era il nostro obiettivo. Vediamo qualche altro progetto, però, perché Wikipedia nel tempo si è evoluta, perché l'informatica ha consentito di far evolvere anche i dati. Oggi noi parliamo tanto di big data, di open data. Che cosa significa? Significa che oggi non c'è più soltanto il discorso, tra virgolette, parlato, a definire dei concetti e a dare delle informazioni. Oggi l'informazione viene parcellizzata, viene atomizzata, per cui gli elementi, sia nel testo, sia nel multimediale, sia anche sotto tutti gli altri aspetti per cui si possa classificare un concetto, vengono resi dati binari, e quindi piccoli dati consultabili, e questo è il bello, dalle macchine, e le macchine li possono sia leggere che scrivere. Wikidata è il progetto che si occupa proprio di questo. È nata nel 2012 ed è oggi diventato il progetto di punta della Wikimedia Foundation, perché è quello sul quale si gioca la partita del passaggio ad una fase successiva, non solo dell'internet, ma di tutto quanto il digitale, dall'Internet of Things a qualsiasi altro contenuto oggi, tra virgolette, detto telematico. Infatti Wikidata è un database gigantesco, mostruosamente gigantesco, anche perché oggi sono le macchine stesse che abbiamo addestrato ad andare a leggere, per esempio, i 35 milioni di voci di Wikipedia, estrarne alcuni dati e portarli in automatico dentro Wikidata. A che serve avere tutti questi dati in elementi semplici? Serve perché se qualcuno deve, per esempio, facciamo l'esempio più corrente, più comune, forse anche più semplice, se qualcuno deve creare un'app da telefonino e ha bisogno di determinati dati per poterla fare funzionare, o comunque per rendere il servizio per il quale è stata creata, li va a prendere dentro questi database, quindi queste raccolte di dati semplici, non strutturati. E li legge facilmente, li legge con poco consumo di dati, perché si consuma a prendere i dati, e rende il servizio appunto molto velocemente. Agevola quindi un progetto come Wikidata la raccolta di nuove informazioni, la traduzione e la moltiplicazione.
non c'è limite al livello di dettaglio. Qui abbiamo preso per esempio il Museo dell'Arte della provincia di Nuoro. A destra vediamo quanti, io ovviamente come sardo della zona di Nuoro ho preferito questo, se suona come una parzialità. E a destra vedete tutte le versioni linguistiche che, in cui, più che le versioni linguistiche, non solo le versioni linguistiche, ma anche dov'è che si parla di questo museo nei vari progetti Wikibooks, eccetera. E non c'è limite a livello di dettaglio. Se non sbaglio, qui ci sono anche dei numeri di telefono, dei siti internet. E questo è solo per dare un esempio di quanto il dato semplice può diventare articolato. Ma tornando più al tradizionale, il progetto Wikisource è quello che raccoglie i dati testuali. Quindi è una biblioteca liberamente modificabile che raccoglie, qui c'è un Gianfranco, forse ti abbiamo perso? Sono io. almeno uno che nessuno consulterà per 50 anni, quel libro che serve ad essere, diciamo così, una voce di passivo nel bilancio della biblioteca perché viene stivato, viene manutenuto, occupa spazio che è un costo immobiliare nella sua piccola cosa. Ecco, immaginate grandi raccolte da 200-300 mila volumi, quanti volumi apparentemente inutili hanno. Eppure quei volumi sono stati scritti per raccogliere e trasmettere delle informazioni che magari qualcuno sta cercando e non sa che possono trovarsi lì. Wikisource raccoglie direttamente tutto il testo, digitalizzandolo e consentendone la ricerca, a molti livelli. Non ci soffermeremo molto su Wikisource perché è un testo molto, è un, scusate, un progetto che ha le sue complessità e probabilmente non è strettamente di interesse. Però naturalmente possiamo in ogni momento approfondire. E invece un altro progetto che posso sorprendere adesso qui a proposito di questi argomenti, però è Wikivoyage, che è un progetto turistico. Allora, noi crediamo molto che il turismo, e poi vedrete perché, abbia a che fare anche con il mondo della cultura. A parte che da italiani non potremmo non farlo perché l'Italia ci campa, ecco, lo vediamo in questi giorni amari di reclusione collettiva, vediamo, oggi notiamo la mancanza, ecco, di questo aspetto del turismo perché vediamo che non c'è più nessuno strano in giro nelle nostre strade. Tra quelli strani che giravano le nostre strade, forse noi non ce ne accorgiamo, ma è molto la parte di turismo che riguarda gli enti culturali. E negli enti culturali c'è da dire che girando un po' si vede che in altri paesi si ha una maggiore attenzione a indicare anche certi bugigattoli dove dentro non ci sia più niente di chissà che importante, certi musei dell'agricoltura che contengono quattro zappe e un rastrello o altre cose del genere, altrove sono enfatizzati in modi che noi non ci sogniamo per raccolte che sono invece importantissime. E dunque, Wikivoyage è innanzitutto uno strumento che consente di provare a mitigare il gap comunicativo che c'è rispetto ai vari paesi. Tenete presente che oggi sono tempi in cui per la comunicazione si fanno mille cose, nei musei stessi si fanno mille cose, da noi comincia a vedersi da qualche parte, altrove ci stanno i ristoranti dentro, ma che ci siano il ciabattino e il sarto, poi si cerca di collegare le attività museali ad altri tipi di attività che possano richiamare pubblico. Diciamo che comunque si passa attraverso il fatto che si deve poter conoscere che esistono determinate cose e Wikivoyage è un ente che consente di, è un progetto che consente di farlo sotto un profilo territoriale. Descrive un territorio, dice qui c'è il mare, la spiaggia, c'è un bellissimo bosco, poi c'è anche
questo museo, c'è anche questo monumento, c'è anche questa biblioteca, c'è anche questo archivio. Wikimedia Commons, come dicevamo prima, è un archivio di immagini e file multimediali e raccoglie i file multimediali di tutto l'universo Wikimedia. E quando si deve pubblicare un contenuto in uno qualsiasi dei nostri progetti, lo si mette dentro Wikimedia Commons. Ha una portata incredibile, credo che siamo intorno ai 50 milioni di file multimediali, tutti caricati singolarmente uno ad uno dagli utenti, qualche cosa che non ha molti paragoni. OpenStreetMap, come dicevamo prima, OpenStreetMap non è di Wikimedia Foundation, ma siccome Wikimedia Foundation in diversi paesi ha dei capitoli, cioè degli enti locali che ne fanno le veci, considerate che per esempio per raccogliere le donazioni che vanno a Wikimedia Foundation non si potrebbe chiedere al donatore di mandare i soldi direttamente in America perché ci sarebbero problemi fiscali, di esportazione di valuta, eccetera. Quindi noi abbiamo dei capitoli nazionali, in Italia si chiama Wikimedia Italia, e Wikimedia Italia, oltre a rappresentare Wikimedia Foundation, è anche rappresentante della community di OpenStreetMap. Se vedete una mappa, non so se avete pratica del progetto, comunque se vedete una mappa noterete che sono segnati tutti i tipi di strutture che vi si trovano in un determinato territorio e, come dicevo prima, nei progetti commerciali, gli enti culturali non ci sono. Allora, visti un po' i progetti, cerchiamo di capire quanto contano le informazioni online, in particolare quelle wiki, nella vita quotidiana delle realtà locali, perché abbiamo fatto dei discorsi molto globali, ma in realtà noi siamo tutti dentro delle realtà che sono locali. E cerchiamo di capire in che modo il sistema wiki è utile agli attori del territorio, quelli che ci interessano perlomeno. Partiamo subito da capire se c'è spazio per l'informazione culturale. Per fare questo, la statistica più propria che siamo riusciti a isolare è questa e viene da Wikisource, che è il progetto che dicevo, ospita i testi e praticamente anche i classici, naturalmente. Ci sono opere di tutti i tipi, ci sono gli atti delle leggi, ci sono i testi delle leggi, ci sono molte cose, ma quali sono i testi più cercati su Wikisource? Come vedete, innanzitutto c'è la Divina Commedia, seguono i Promessi Sposi, poi le Rime di Dante, poi c'è D'Annunzio, Alcione, la Pioggia nel Pineto, i Sepolcri, eccetera, eccetera. Come vedete, in questo mondo così tecnologico l'esigenza del classico c'è, anche se fa effetto, vedete quella colonnina sulla destra, che ormai la percentuale di coloro che la consulta da telefonino, da mobile, quindi telefonino e tablet, è il 66%, due terzi. Questo è un dato al novembre 2018, nel tempo non è cambiato, quindi non abbiamo aggiornato questa statistica. Tutto questo, naturalmente, dicevamo prima, bisogna capire se si lega a un territorio. E sul territorio facciamo una cosa alla strapaese, consideriamo proprio il municipio del paese, cerchiamo di capire se al municipio fa comodo che ci siano determinati tipi di informazione e che ruolo possono avere. Parto subito da destra. A destra vedete un'immagine, una fotografia, che è quella che ha vinto il concorso di Wikilos Monuments nel 2016. È la Sacra di San Michele, sta in Val di Susa. Allora, questa immagine molto pittoresca, molto, molto simpatica tra l'altro, è stata vista da UNESCO che l'ha presa per utilizzarla nella campagna Unite for Heritage. La Sacra di San Michele è diventata immediatamente un monumento molto più famoso di quanto potesse essere prima, quando circolava la via che vi fosse stato girato il film Il nome della rosa. Se andate su Wikipedia vi diranno che non è stato girato lì, si è solo ispirato Umberto Eco a questa sacra, ma comunque sia diventato un monumento famosissimo e oggi ha un suo traffico di visitatori per il fatto che comunque ha circolato la sua immagine liberata attraverso il concorso fotografico Wikilos Monuments. Liberata, ritorno su ciò che avevo accennato prima, liberata vuol dire che praticamente si è superato
il limite della legge che chiede che lo Stato dia dei permessi, a pagamento naturalmente, per l'uso commerciale, quindi per la finalità di crearci poi del reddito sopra, dalle immagini che vengono scattate dei monumenti. Significa che se io devo fare un libro sui monumenti italiani e vado in giro a farmi io le fotografie con la mia macchinetta, e voglio fare questo libro e naturalmente chiedere al lettore se vuole pagarlo, ecco, chiedere al lettore se vuole pagarlo è l'atto commerciale, è questo misterioso lucro che il governo punisce con la richiesta di una gabella, chiamiamola così. Tutte queste cose sono azioni sul territorio, perché i monumenti sono sul territorio, i vostri istituti, i vostri musei sono sul territorio e nel vostro territorio quello che forse ci si attende oggi è che raccogliate la conoscenza in modo organico, che promuoviate lo sviluppo di studi sulle realtà territoriali, che condividiate le risorse culturali anche solo per far sapere che esistono, così che possano essere rintracciati. E quindi l'enteglam, qualunque cosa si faccia, che sia un museo, una biblioteca, una galleria, si trova al centro del sapere territoriale ed è un'interfaccia con il fabbisogno informativo in rete. Cioè è chiaro che se io devo sapere qualche cosa su un territorio, il museo deve essere un ruolo centrale. Questo visto dalla rete, naturalmente voi avrete delle istanze, delle esigenze che conoscete più direttamente in prima persona e soprattutto professionalmente. Noi possiamo parlare di quello che riguarda la rete e questo è il tipo di esigenza che ci si rappresenta. Ma abbiamo anche delle statistiche nelle quali ci impicciamo, nelle quali scopriamo che può operare per l'economia. Nel 2017 è stato fatto uno studio sull'impatto di Wikipedia sulle economie locali. Quello che vedete a destra è il testo dello studio. Il succo di questa cosa è che è stato fatto un esperimento in Spagna su una sessantina di città, cui voci in lingua spagnola sono state oggetto di modifiche, sono state aggiunte informazioni, si è parlato dei monumenti, dei luoghi di interesse, della cultura. Dopodiché si sono misurati degli indicatori di turismo. Ed effettivamente su queste 60 città il risultato è stato pressoché uniforme, c'è stato un incremento del turismo susseguente. Poi naturalmente ci si può dire post hoc, non vuol dire propter hoc, ma l'incremento c'è stato, un incremento del 9%. Senza che, portiamo il discorso a conseguenze che nessuno naturalmente può garantire, possiamo dire che però oggi diventa più centrale che gli enti GLAM si rivolgano alla rete in un modo costruttivo perché possano, come dire, massimizzare la visibilità e la distribuzione dei contenuti che conservano, che producono e di cui sollecitano la produzione. Oggi invece, siccome sfruttiamo la rete, pone anche l'obiettivo di considerare che da altre parti del mondo i contenuti vengono, come dire, broadcasted, vengono trasmessi con un livello di dettaglio qualche volta sorprendente. Questo è il Museo di Anatomia Veterinaria di San Paolo del Brasile. Ora si tratta di una informazione naturalmente molto curiosa, molto strana, per la quale, come vedete sotto, la definizione che si trova in Wikimedia Commons, ci sono tutti quanti i dettagli di un singolo elemento, di una singola raccolta di un museo probabilmente molto peculiare. Chiediamo a questo punto cos'è la collaborazione con i sistemi Wiki. Quella che vedete è una delle tante operazioni che sono state fatte con enti esterni, in questo caso riguardava il Bundesarchiv tedesco. Il Bundesarchiv è l'archivio di Stato. L'archivio di Stato tedesco ha fatto una delle operazioni più importanti della rete negli ultimi anni perché ha preso qualche 80.000 fotografie scattate dai soldati tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, creando probabilmente la più grande
testimonianza fotografica di fatti e come, insomma, le foto della Seconda Guerra Mondiale dell'archivio di Stato tedesco oggi sono a corredo di qualsiasi trattazione, perché sono talmente tante, sono talmente vaste, che è risultato famoso il Bundesarchiv, che prima onestamente in storiografia non è che fosse così tanto menzionato. Capiamo quali contenuti, cosa succede con i contenuti quando si collabora con i sistemi wiki. Innanzitutto parliamo di sviluppo. Queste sono le attività sulle quali noi possiamo dare una mano: la catalogazione, l'elaborazione, l'invio di un Wikipedian in residenza, tra poco ci arriviamo, e la realizzazione degli editaton. Ma anche per la distribuzione noi ripartiamo dagli stessi editaton e poi c'è la pubblicazione, la connessione e il riutilizzo. Cerchiamo di capire velocemente ciò che non è intuitivo. L'editaton innanzitutto è una maratona di edizione. Serve a editare le voci di Wikipedia o di altri progetti, e il pubblico nel quale si prendono i dati, si osservano le regole del progetto, li si inserisce all'interno del progetto. Questo consente la collaborazione tra gli utenti, che sono normalmente soggetti esterni e che vanno dall'appassionato allo studioso professionale, all'accademico, che comunque collaborano con Wikipedia, e chi lavora per il museo. I contenuti ovviamente in un editaton sono prodotti in sede e nel momento stesso in cui sono prodotti sono immediatamente disponibili. Sulla catalogazione e sull'elaborazione ritorniamo al discorso di Wikidata, perché gli open data, che sono gli elementi in formato binario, sono machine readable e machine writable. Ripeto il concetto, cioè un software può leggerli autonomamente e può scriverli autonomamente, insieme ai dati accessori e complementari. I dati che vengono liberati a questi fini sono immediatamente fruibili. È chiaro, qual è l'esigenza? L'esigenza è di far sapere che a San Paolo del Brasile, quello che avete visto due slide fa, quell'animale che adesso non saprei definire scientificamente, esiste quel tipo di oggetto all'interno di quella struttura. Se io dovessi fare una ricerca su un tipo di animale come quello, saprei, perché riuscirei a raggiungere questo dato, che esiste quel tipo di collezione e quel tipo di elemento. Il wikipediano in residenza, invece, è un wikipediano che entra temporaneamente a far parte dell'organico del museo. Entra perché deve compiervi una formazione del personale che può acquisire con questo le modalità di interazione con i progetti wiki, fa da tramite con la community di Wikipedia o degli altri progetti e quindi facilita i rapporti e consente un miglior sviluppo dei dati che vengono prodotti, perché in realtà sono poi le community a dire che cosa serve e che cosa no. E quindi se magari di 10 aspetti che stiamo sottoponendo alla community di Wikipedia, la community ci dice che ce ne sono un paio sui quali è meglio ampliare la trattazione, forse ce ne sono due su cui non è così importante spendere più tempo del necessario, ecco, questo rapporto è facilitato dal wikipediano in residenza, e che poi si incarica anche della comunicazione dell'iniziativa e quindi dare occasioni di visibilità anche alle iniziative diverse. Naturalmente tutti sappiamo che adesso va di moda che col telefonino ci si avvicina a un QR code, e il QR code ci restituisce subito un sacco di informazioni su quello che stiamo vedendo. Quello che vedete in basso a sinistra è Jimmy Wales, il fondatore di Wikipedia, che sta andando con il suo tablet a vedere un QR code al Museo dei Bambini di Indianapolis. È un sistema su cui non dirò tanto, perché i dettagli poi rischiano di essere eccesso di informazione in questo momento, ma comunque il principio è quello lì. È ovvio che questo è un progetto di Wikimedia Foundation e linka direttamente le pagine di Wikipedia e degli altri progetti. Ovviamente ha a disposizione una base di dati che normalmente un'app non ha. Per fare un attimo di punto della situazione, tutte queste iniziative hanno poi una storia, perché
diciamo che le collaborazioni con Fisicità e quindi con il wikipediano in residenza sono iniziate ormai da 10 anni. Il primo è stato al British Museum di Londra. Il Bundesarchiv aveva donato nel 2008 le 80.000 immagini. Ecco, come vedete qui ci sono tante strutture, tanti enti molto noti con i quali abbiamo già collaborato, ce ne sono altri, questa cosa si ferma al 2016, ma ci sono tanti altri enti con cui stiamo lavorando tuttora e il lavoro è abbastanza, come dire, sicuramente di grande soddisfazione, sicuramente di grande visibilità, almeno per quanto riguarda il nostro ambito che è la rete. Parliamo del digitalizzare, che è un punto doveroso ed è un sottinteso di tutte le operazioni che noi facciamo. Digitalizzare significa anche mettere in salvo, perché di recente abbiamo visto prendere fuoco qualche museo, ogni tanto sentiamo disgrazie di qua e disgrazie di là. Quello che magari non ci viene in mente è che nel 2009 cose del genere sono successe nel cuore dell'Europa, l'archivio di Stato di Bologna, con una perdita incresciosa. E i tedeschi si sono salvati perché? Perché era dal 61 che microfilmavano tutto. Quindi hanno potuto ricostruire buona parte delle cose documentali. È chiaro che si perde l'originale in queste situazioni, però non si perde insieme anche il contenuto. E una delle cose più recenti che sono successe è Palmira. Non credo di doverlo spiegare a voi, ma giusto per riassumere, è nel 2015 che Palmira è stato distrutto dall'ISIS. Quindi ci sono tante cose che non ci sono più, ma qualcosa è rimasto. E vediamo perché è rimasto. È rimasto per questa persona che vedete inquadrata, che è Bassel Kartabil o Bassel Safadi, che era un informatico attivista dell'open source. Fu per questa ragione incarcerato, tenuto 3 anni in prigione finché non se ne sono perse le tracce. Dopo 2 anni dalla perdita delle tracce, il governo poi ha comunicato che era morto in carcere. Bassel, in realtà, al di là, diciamo, per noi che lo consideriamo un collega che ha lavorato ai progetti di Sapere Libero, Bassel è stato quello che ha ideato il progetto New Palmira. New Palmira, ideato quando nessuno avrebbe mai detto che Palmira sarebbe stata distrutta, è nato con le sue fotografie personalmente realizzate nel sito e che hanno consentito oggi di effettuare la mappatura di tutta quanta Palmira in digitale e realizzare i 3D. A questi lavori, che non ha fatto solo Bassel, per esempio c'è anche una nostra cara collega di Wikimedia, che non ne faccio il nome, ma insomma è un'importante persona del Foro Traiano, come attività e archeologa. Tutte queste mappature si sommano, hanno contribuito a formare dati che ci serviranno per la ricostruzione, se non dell'oggetto vero, perché l'oggetto vero è andato, è perduto, ma l'informazione che era contenuta nell'oggetto vero noi la possiamo ancora utilizzare. Quello che vedete è per esempio una stampa in 3D realizzata grazie a un file di Patel. Giusto per curiosità, diciamo doverosa, diciamo che i primi file 3D che Wikimedia Commons ha pubblicato sono stati proprio i file di 3D di Palmira, quelli di Bassel. Dunque, digitalizzare oggi vuol anche dire acquisire tutte quelle informazioni che sono proprio di macchina e prepararsi ad un futuro sfruttamento, è una parola brutta, ma comunque ad una futura riproposizione, perché l'informazione non vada perduta. Possiamo perdere il pezzo, ma non l'informazione, ci si nega. Lo possiamo fare perché i file sono pubblicati con licenza libera o in pubblico dominio, e questo consente quindi il riutilizzo anche per uso commerciale. E questo è un po', diciamo, il mondo delle cose che Wikimedia può mettere a disposizione per gli enti GLAM, per gli enti culturali, e sui quali naturalmente riapplichiamo il principio di sempre, cioè che a ognuno su questo pianeta sia consentito libero accesso alla somma della conoscenza.
potete contattare per eventuali collaborazioni Wikimedia Italia, Wikipedia in italiano, che è la community esclusivamente virtuale al progetto GLAM, oppure me personalmente per email. Ok, grazie Gianfranco, molto molto interessante.